Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono in macchina con Andrea del Signore, grandissimo compagno di viaggio di palco con i Queen Essence, e stiamo andando al Jam Session di Cesenatico, viale Trento 68. Siamo sempre molto molto contenti quando il Jam Session ci invita a suonare nel loro locale. Abbiamo qui il nostro Alessandro Stucchi. Buongiorno. L'hai vista la nuova serie TV su Rocco Siffredi? No. Noi sì, tutta. Tutta. Bellissima. Bellissima. 23 centimetri, qualcuno dice anche 24. Tra l'altro ho scoperto che Joe Jonas non era di colore. Ragazzi, anche voi, allora scrivete qua sotto nei commenti: John Holmes è di carnagione bianca o di colore? Perché io l'ho scoperto da vabbè, se ve lo dico, cioè che cazzo di sondaggio è? Ho scoperto che John Holmes non è di colore. Ma sì, l'hai visto? Certo che l'ho visto. Praticamente c'è una puntata in cui vanno al funerale di John Holmes e lì nel far vedere le foto eccetera ho capito che John Holmes è bianco, coi baffetti. Vabbè, non ho mai visto un film di John Holmes, quindi. Però conoscevo la canzone di lui e le storie tese. Certo, una vita per il cinema. Comunque, bando alle ciance, ciancio alle bande. Ripetiamo il nostro impegno di questa sera. Stasera e domani sera. Queen Essence live al Jam Session di Cesenatico per due serate con la musica dei Queen. Una sorpresina, un pezzo nuovo che piacerà sicuramente a tutti. E ok, lo stavo per annunciare. No, hai fatto bene, sei un ottimo presentatore. Sì, bene. Ok, ti lascio il canale, tieni. Piacere arrivare a Cesenatico in questa bella rotonda che porta al Jam Session e poi al mare che vi mostrerò. Bellissimo mare di Cesenatico. Ora vi porterò proprio a 2 centimetri dal mare. E guardate che bello, questo è il solito bellissimo paesaggio di Cesenatico qui sul Bagnasciuga. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, mettete un like al video se vi è piaciuto, se vi piacciono cose inerenti ai Queen, Brian May, se siete chitarristi o semplicemente vi piace guardare le mie cover, iscrivetevi al mio canale. Che meraviglia! Ciao Andrea! Ciao Fred. Ah, guarda che c'è qui! Ciao! Ciao! Come sta? Sono cagato da solo! Su di sangue! Il Jam Session di Cesenatico. Cosa ne pensi di avere una band così figa? Eccoci qui nel camerino. Aspetta che prima sono senza reggiseno. Yeah.
I want to be free. Oh, I want to be free. Oh, I want to be free.
Tutti! Thank you.
Thank you.
per aver cantato con noi fino alla fine. Ma ora voglio sentire l'ultimo urlo! All'orchidea. Ma qui potrò parcheggiarla qui dietro. Orchidea. Orchidea. Secondo me sì. O qui. Dunque la temperatura attuale è di circa 10 gradi. Ragazzi. Siamo in uno degli hotel più più belli di Cesenatico. Io ci sto. Parcheggiamo e andiamo subito a vedere la stanza. Buongiorno ragazzi, oggi è il 23 marzo. Niente, praticamente mi sono svegliato, questo è Cesenatico ovviamente, e abbiamo dormito in questo hotel e qui siamo ancora in bassa stagione, quindi è tutto deserto, cioè veramente tutto chiuso, però c'è una pace incredibile. E niente, oggi magari vado a fare un giro ancora al mare e pronti poi per una serata. Andrea, tutto ok? Sì. Bene. Andrea del Signore! Niente, ci stiamo... Ma stai bloggando? Certo. Ci stiamo preparando per una giornata... appunto di preparativi. Per suonare questa sera di nuovo al Jam Session di Cesenatico. Allora, abbiamo detto che abbiamo dormito all'hotel Orchidea. Yes. E questa sera si replica, giusto? Esatto. Adesso, ore 21:45. Dopo una prima colazione in albergo, andiamo a farne un'altra. Esatto, con lo staff del. Esatto. Col mitico Elio. E Paola. E Paola. Per gli amanti del dolce. Vedete, te. Ah, tette pistacchio. Anche la vaniglia, anche il cioccolato. Allora, oh, popolo di Frank. Popolo di Frank.
Allora, siamo qua a Cesenatico, siamo al molo. Al molo. Molo di Cesenatico. Ma è davvero figo. Poi si sente anche questo profumo di male. Di fritto, soprattutto. Di fritto di male. Ecco Elio, guardate Elio. Ciao ragazzi, venite al Jam Session. Mi raccomando, Stucchi Forever, la band top numero uno. Deve fare la Stucchi Band. Passeggiamo qui ora sul lungomolo da turisti, grazie a Elio che ci spiega un po' di cose. Questa è una diga, ci sta spiegando che è una diga per tenere il livello del mare basso, e questa è la guardia costiera, il faro, appunto questa è la diga. Quelle sulla sinistra sono delle case pescatori che si possono anche affittare. Ti porta fin dentro al mare. Adesso lì dove c'è il faro rosso, sei già dove il mare è profondo. Ed è bello perché poi quando ti giri vedi tutta la costa. Parla con la camera loro. No, ma comunque qua non c'è divieto, eh. Non si poteva passare, c'era il divieto per questi lavori che in realtà sono lì da un sacco di tempo, certo. Bloccati. Ma noi ce ne fottiamo! Ce ne fottiamo! Turistica io? Eh sì. Questo è il faro, giusto? Quanto mi piacerebbe star là sopra. Quanto è bello stare qui con Andrea del Signore, eccoci. Buongiorno. Qua. Buongiorno, seguite il canale di Frank. Vabbè, a parte questo, come è andata ieri? Io ho saputo che hai avuto qualche problemino tecnico auricolare. Ma no, vabbè, un auricolare dopo 10 anni ha deciso di passare a miglior vita e quindi ho dovuto abituarmi a sentire in mono, ma ce l'abbiamo fatta lo stesso. Questa sera? Come questa farai? Questa sera si usa l'auricolare di backup che avrei dovuto usare ieri. Ah, ok, va bene. Quindi stasera mi faccio furbo. Per fortuna una seconda opportunità. L'importante è avere sempre uno spare. Sempre, sempre piano B, sempre ragazzi. Se avete bisogno di uno spare, c'è sempre Andrea che davvero vi salva il culo. Bello, eh? Ciao. Bene ragazzi, dopo questa colazione, chiamiamola brunch, quasi, almeno per me. Andiamo invece. Passeggiata molto piacevole. Sì, grazie. Sul lungomare, no, lungomare, sul lungomolo. Grazie a Elio, grazie anche a Paola e al Jam Session. Quindi, niente, stiamo andando ora invece a fare un vero e proprio pranzetto che, come di consueto qui a Cesenatico, si terrà dove? Piadineria Monica e Giorgio, che però in realtà è Acerbia. Ah, è giusto, non è Cesenatico. È proprio al confine tra verso. Ecco il famoso chioschetto. Arrivate la seconda, nel frattempo io di notte si svegliare mentre arriva lì. Si mangia davvero bene qui. Piadina di Monica e Giorgio. Ok, tre cocche, lei niente. Ma io mangio la cocca. Carico stasera? Dai, un altro vlog, vai, un altro vlog. Questo giro ho messo tutte le carte io. Hai imparato a fare le pizze o no? Ma stai
imparando ancora. Dai, colonna portante del Jam Session. Colonna portante. Eh? Restiamo umili. Dai, chiama anche il fuoco, guarda. Ehi, come stai? Bene, tu? Ce la canti una canzone oggi? Sì. La trovata hai fatta. E benvenuti. Grazie. Grande e grosso e camoccioni. Astronzi. Dimmi un po' che c'è da dire. Dove state? Che fate? Dannate? Fuori la locandina. Abbiamo Elena che legge un libro. Abbiamo Andrea che lavora al computer. Questa è la vita delle rockstar. Ecco a voi la bellissima Carpinteri Red Special Extreme con pick-up Ferrari. Invecchiati proprio come quelli di Brian May. Fatto un lavoro davvero da maestro il nostro Marco Ferrari. Andate sulla sua pagina Facebook, sulla sua pagina Instagram, contattatelo, perché veramente questi pick up sono portentosi, per non parlare poi della Carpinteri, raga. E cosa abbiamo qui? Lingot Tremor Booster di Colombo Audio Electronics, compagno veramente inseparabile per i miei concerti. Abbiamo qui il Rock You Treble Booster che tengo sempre acceso. Qui c'è il Wembley Treble Booster, se voglio dare una botta in più di Treble Booster. Il Maxon Auto Wah per l'assolo di I Want to Break Free. Il Drop di Digitech, indispensabile se si vuole abbassare qualche tonalità dei pezzi. Noi lo usiamo su Show Must Go On, un semitono sotto. E poi abbiamo la Line 6 Helix, devo dire la macchina migliore che io abbia mai avuto per suonare. E poi il Sixpence. Ma mi faccio i cazzi miei! No, non so niente, tanto io! E lui che si fa lungo! Cosa hai detto? Eccoci qua, ragazzi! Grande Frank! Riccardo! Vi faccio vedere solo un pezzettino! Un pezzettino! Lei è Barbara Nucci! Si vergogna, ma che ti vergogna, ma è timida. Io non capisco, non capisco. Anni sul palco, sì. Ma davvero una sorpresa bellissima, è vero? No! Eravamo lì da ieri dicendo speriamo che non arriva. Racconta cos'è che è in programma. In programma qualcosa. Noi abbiamo in programma un sacco di spettacoli, siamo in giro su Brighton Rock Events, Cene con Delinto, spettacoli dei Queen, Bologna e Cotignola soprattutto. Seguiteci sui nostri canali Facebook e Instagram, ci sono tutte le nuove novità. Posso dire veramente che Riccardo è un po' il mio papà. Oh, ok. Che dolce che te.
battezzato alla Brighton Rock, esatto, sei venuto fuori da un talent e un motivo c'è. Esatto, andate a guardare il video qua sopra in descrizione. Sì, in descrizione il video di Frank che fa il suo solo di chitarra fantastico che ha vinto la sua prima edizione, da lì è cominciato. C'era Doug Bogie, il terzo bassista dei Queen, sì sì, è stato lui a giudicarti il meglio di quella serata. Una serata che porto nel cuore. Ti do questa news, suonerò con la Coppola. Vai! Sì. Lo chiameremo Francis Ford Coppola. Frank Ford Coppola. Allora, è fatta la nostra collaboratrice Brighton Rock Evans, finalmente si è lasciata un po' andare. Saluta il mondo. Ciao. L'abbiamo fatta. Grande Riccardo. Aspetta la mano. È la tua, è la tua. Si vede che la bacio? Sì, sì, la mano.
Oh,
voce e al basso, al basso la voce virgola e che voce, ormai si chiama così il momentero, e che basso, che bassi. Sarà con noi ancora ad aprire, ovviamente con B&B Mojave Tribute. Fatemi sentire per lui, Mr. Andrea Del Signore! E naturalmente adesso dovete fare il casino più grande, perché è intrattenuto per tutta la sera, ha cantato per voi e come ha cantato. Un grandissimo applauso alla voce, Mr. Buonanotte a tutti, ciao anche a Record Rock and Wrestling. Foto di gruppo. Ragazzi, il concerto è appena finito, è già Brighton Rock. Una gran serata, sì. Gran serata dal Jam Session. Sì, però mi hai anche rotto il Lo so, ma è il mio lavoro. È troppo anche... critico, ragazzi, è troppo critico. Per farti migliorare. Qua c'è un rompicoglione. Per farti migliorare. Tu hai bevuto troppo e poi mi vieni a dire questo che... è il tuo bicchiere. No, non è mio, è magari. È il tuo bicchiere. Allora, ragazzi, siamo a Jam Session, la serata è finita, la seconda serata del weekend. I ragazzi di Brighton Rock sono venuti a trovarci. Abbiamo una più persa. L'altro ha capito qualcosa, però, vabbè, diciamo che io faccio finta di non ascoltarlo. Bravo! Andate sui loro canali Brighton Rock Events e informatevi su Facebook, Instagram e il sito internet. Vai, hai 30 secondi. Sito internet brightonrockevents.com, Facebook Brighton Rock Events, Instagram sempre Brighton Rock, per non sbagliare, per tu seguirci su tutti i nostri canali. Ok, basta. Canali. Ok. Quindi prossimamente mitico Frank Campese, il chitarrista dei Queen Essence, bravissimo. Bravissimo! Basta! Ciao! Saluta la mano, come si fa? Allora ragazzi, vi siete divertiti? Eh? Bello? Ti è piaciuto? Sì, non male questo attributo agli SDC. Io mi sono allora, ti sei divertito? Ciao! Ti siamo piaciuti? Gianni, numero uno! Ancora? Ma ancora di più! Vai con i Queen, Queen Essence, number one in the world! Grazie. Ecco un'altra colonna portante del Jam Session, il nostro mitico. È il pizzettaro veneto. Lui ci sta dentro. Ah sì. È sempre lì pronto a aiutarci. Elio! Ad aprire le porte il pomeriggio. Queen Essence, numero uno! Bene, siamo giunti alla fine di questo video vlog e ancora una volta i ringraziamenti a tutto lo staff del Jam Session, ad Alessandro, a Paolo, a Elio, a Paola, a Samuele, ad Andrea, tutti i ragazzi dello staff, tutti ci fanno sentire veramente come a casa. Un mitico saluto ai grandissimi Queen Essence, i miei compagni d'avventure, a Riccardo e Barbara di Brighton Rock Events. Iscrivetevi al mio canale, restate sintonizzati per i prossimi video e alla prossima!